Ringrazio Maria Luisa Rossi Hawkins per aver dato in diretta questa notizia, è uscita proprio mentre lei ci stava curando questa rubrica a stelle a strisce, questa sparatoria che si è consumata in una scuola elementare del Nevada. Ovviamente ci ricollegheremo con lei per i dettagli, se sarà necessario, nel questo scorcio ancora che trascorriamo insieme di questo pomeriggio, per cui Maria Luisa ti richiederemo la linea, ritorneremo da te per ulteriori dettagli se necessario. Per ora si sa che appunto un bimbo è stato colpito. Io ringrazio per essere qui con noi, ci ha raggiunto un'altra ospite, Lucia Bellaspiga, una collega di Avvenire, una scrittrice, e quest'oggi è qui con noi per raccontarci una storia, una figura, un medico che davvero ha lasciato il segno nella storia, e mi riferisco a Carlo Urbani. Medico senza frontiere, così ha intitolato Lucia il libro che a lui hai dedicato, in cui racconti davvero la sua impresa, che è stata un'impresa storica, perché di fatto, lo si può dire, ha salvato il mondo dalla SARS. Sì, infatti non è un'esagerazione dire che celebriamo il decennale della morte dell'uomo che davvero ha salvato il mondo da questa terribile pandemia che rischiava di non avere ostacoli nella sua diffusione nel mondo intero, per il semplice fatto che pensate che è partita da un cinese americano, un americano di origine cinese che ha dormito in un hotel di Hong Kong. Tutti quelli che hanno dormito in quell'hotel il giorno dopo hanno preso gli aerei nelle varie direzioni, chi andava in Canada, chi andava in Europa, chi andava in Nord America, e ognuno si è portato con sé il virus. Quindi la prima 10.000 pandemia, contagi in pochi giorni. La prima pandemia della globalizzazione. Come si pone fine a una pandemia del genere? Ci vuole l'uomo giusto, la fortuna di avere l'uomo giusto nel luogo giusto, nel momento giusto. Carlo Urbani era là, era viveva là addirittura, perché era ai vertici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che lo aveva inviato a gestire le politiche sanitarie di tutto il sud-est asiatico, quindi Laos, Cambogia, Vietnam, Birmania, Filippine, tutti. E lui cosa ha fatto? Ha detto: io mi butto in questo ospedale dove è stato isolato per la prima volta questo virus. Lui l'ha scoperto, di fatto. Lui l'ha isolato, lui per primo e unico ha capito che era una nuova malattia misteriosa e contagiosissima e ha allertato i governi di tutto il mondo. È terribile perché spesso non veniva creduto, ad esempio il governo del Vietnam gli ha risposto: ma grazie delle informazioni, ce lo dica settimana prossima perché c'è il weekend, e lui invece stava, abbiamo tutte le sue mail, alzato giorno e notte disperatamente ad approntare le difese per fermare il contagio nel mondo. E lui è riuscito a fermarlo, il contagio nel mondo, perché poi le morti, diciamo, sono state relativamente poche rispetto davvero alla catastrofe che sarebbe potuta essere, e però lui ha contratto il virus. Unica vittima italiana è lui, che tra l'altro non aveva nessun obbligo di andare in quell'ospedale perché era un ospedale privato francese, ma lui ha detto: perché far rischiare tanti medici? Già che devo andare io, vado io e resto lì solo io. Gli scritti sono veramente terribili perché lui descrive: ho trovato un ospedale in cui medici e infermieri tutti infettati, orientali, scappano, piangono, non riescono più neanche a gestire la situazione. Un manicomio, lui dice, non più un ospedale. Sì, assolutamente un manicomio. La cosa terribile, pensate che lui viveva lì con la moglie e tre bambini, la più piccolina Maddalena aveva 2 anni, ma quando capisce di essere contagiato tutti e tre li mette sull'aereo da soli, questi tre bambini arrivano in Italia e lui si auto isola, si mette in isolamento in ospedale perché capisce che sta andando verso la morte, la moglie gli resta Giuliana vicino fino alla fine, e poi ecco che lui diventa quell'eroe mondiale per cui tutti i governi, veramente gli stati nel mondo quest'anno celebrano Carlo Urbani dedicandogli ospedali, università, padiglioni, di tutto. L'Italia, ecco, all'inizio c'è stato un Twitter del ministro Terzi e poi finalmente Nemo Profeta in Patria ci siamo accorti anche noi che è nostro, è italiano. All'epoca, marchigiano italiano, e verrà celebrato insomma il decennale della sua morte e anche però della sua capacità di scoprire questo virus domenica prossima, proprio qui a Milano, nell'Aula Magna della Statale. 1.000 infettivologi italiani e stranieri da tutto il mondo arriveranno nell'Aula Magna della Statale a celebrare questo grande medico, il cui esempio è, adesso si chiama Protocollo Urbani, e il mondo intero ha deciso che in casi di pandemia bisognerà semplicemente applicare quello che lui ha fatto con il suo buon senso per fermare le prossime epidemie. Ci saranno due grandissime voci, Ugo Pagliai, l'attore di teatro che leggerà i brani di Carlo Urbani, e la grandissima Antonella Ruggero, che canterà canzoni i cui testi siano inerenti alla vita di Urbani. Ci saranno poi le testimonianze di colleghi, familiari. Alle 19.15 la Statale è aperto tutti, cioè i nostri ascoltatori che volessero andare fino a esaurimento posti, più. Perché abbiamo già 800.000 prenotazioni, quindi fino a esaurimento posti, ma
vale la pena. Il Papa poi Francesco... dicevi sì. anche testimonianze, perché sì. insomma la figura di quest'uomo è davvero incredibile, sì, il fatto che si sia immolato, lui veramente è andato incontro a questo virus pur di salvare gli altri. Lo ha fatto là, al momento in cui è scoppiato il caso SARS, ma prima tutte le diciamo, i ricordi che ha lasciato anche qui in Italia con le persone certo. che ha incontrato sul suo cammino di medico non sono meno importanti i racconti, ci sono delle testimonianze incredibili. Tu mi raccontavi di un ragazzo malato di AIDS sì. che... un malato di AIDS che non era neanche un suo paziente, lui all'epoca lavorava all'ospedale di Macerata, qualcuno doveva dare la notizia a questo ragazzo della diagnosi, nessuno aveva coraggio, come sempre hanno detto vabbè ci pensiamo a Carlo Urbani, perché tanto era quello che diceva sempre sì, non si era mai tirato indietro. E Carlo ha approcciato, ha avvicinato questo ragazzo, prima gli ha fatto giurare tu mi devi aiutare, tu mi devi giurare che in qualsiasi momento della tua vita abbia bisogno ti rivolgerai a me, mi telefonerai, anche di notte mi cercherai, tu aiutami a starti vicino. Il ragazzo ovviamente, sì ma cosa mi deve dire? E Urbani gli ha dato la terribile diagnosi. Poi cosa succede? Che Urbani comunque va a vivere in Vietnam, quindi sparisce logicamente, e a questo ragazzo dopo anni viene data l'estremunzione, gli si dice sei agli sgoccioli, la tua vita è arrivata purtroppo alla fine, non c'è niente da fare. E lui si ricorda della promessa di quel medico, quindi va al computer, gli scrive in extremis una mail. E nonostante fuso orario, nonostante la lontananza fosse un alibi perfetto per non farsi più sentire, naturalmente Urbani dopo un'ora gli risponde, gli dice fidati di me, e gli fa arrivare attraverso dei colleghi di Medici Senza Frontiere una scatola che fa il giro dall'America, non vi dico che giro fa questa scatola, con i primi farmaci antiretrovirali, che adesso si sa che funzionano, all'epoca erano ancora in fase sperimentale, però quindi l'hanno salvato e verrà a portare la sua testimonianza, verrà a raccontare. Lui dice che non c'è giorno, non c'è mattina che quando apre gli occhi non ringrazi Carlo Urbani, che veramente ma è uno dei tanti cui ha salvato la vita. Siamo e te l'ho fatto raccontare non a caso, proprio per far capire chi è questa figura, la SARS, ma non soltanto la SARS, cioè tutto quello che ha fatto che prima. Mi sembra di capire che ha lasciato comunque segnali di grande positività ovunque. Guarda, anche diciamo nella società medica dei suoi colleghi, lui è un esempio anche di quello che dovrebbe sempre essere il rapporto medico-paziente. Cioè lui davvero aveva un amore per il proprio paziente, anche quando, ripeto, era medico della mutua. Un suo paziente mi ha raccontato che era stato trapiantato di rene, aveva avuto una crisi di rigetto, stava morendo, bisognava portarlo di corso in ambulanza a Lione in Francia, e Urbani, il suo medico di famiglia, che salta sull'ambulanza con lui e parte, e poi da lì telefona alla moglie dicendo io non potevo lasciarlo solo. Cioè io ho raccolto veramente centinaia di queste testimonianze. Urbani è un eroe vero, non perché è morto di SARS, quella è la sfortuna, l'incidente di percorso, ma per come ha vissuto la sua missione di medico nei 47 anni precedenti. Ecco, perdonami, era un grande esperto, un infettivologo. Com'è stato possibile che forse neanche lui poteva avere le difese sufficenti nei confronti di questo virus? Certo, questo è importante dirlo, perché se no uno può pensare, ma come, con tre bambini piccoli ti metti a fare l'eroe? No, non era il tipo, era sempre molto prudente, appunto era vissuto sempre tra malattie molto gravi, sia in Africa che in Estremo Oriente e anche in Italia, appunto malati di AIDS. Ha preso tutte le precauzioni del caso, però... non sempre tutto è calcolabile. Tra l'altro era tornato dall'Italia da poco, e in Italia aveva preso una broncopolmonite, e questo potrebbe aver anche abbassato le sue difese immunitarie. Ecco, comunque, ricordiamo che Kofi Annan ha dichiarato non sapremo mai quanti milioni di vite ha salvato. Questo per rendere atto di quanto è stata importante la sua scoperta, il soccorrere ai pari in pochi giorni per permettere al mondo poi di sconfiggere, di debellare questa pandemia. Però dicevi, si riuniscono domenica tutti gli infettivologi, insomma gli esperti, perché non siamo al riparo da questi rischi. No, cioè... assolutamente. La SARS sembra adesso essersi così sopita, non è che sia, potrebbe anche risvegliarsi da un momento all'altro. E comunque al di là della SARS una pandemia è sempre dietro l'angolo, le pandemie sono cicliche, ogni 30-40 anni tornano a colpire l'umanità, ricordo la spagnola che ha fatto milioni di morti, no? Però adesso abbiamo una prova generale, cioè Carlo Urbani, avendo bloccato la SARS, che è davvero la prima della globalizzazione, ci ha detto cosa dobbiamo fare quando questo avverrà.
si chiama proprio Protocollo Urbani. L'umanità. Posso chiederti della moglie che lo ha visto? La moglie che ha vissuto con lui l'agonia, quei 18 giorni. E lei, l'agonia, anziché partire coi figli come lui le aveva detto, è lei che li ha messi sull'aereo. Dopodiché le foto sono impressionanti perché lei doveva entrare da lui, proprio sembra un astronauta, non era la mascherina normale, delle maschere enormi, guanti, gambali, eccetera, e poteva solo stargli vicino attraverso questo schermo e fino all'ultimo respiro, 18 giorni di un'agonia straziante. Urbani non aveva neanche più il fiato per parlare, però l'ultimo pensiero che ha avuto è stato di nuovo per tutti noi, perché ha chiesto che venisse conservato un tessuto polmonare per poter approntare un vaccino per l'umanità. Era straziato soprattutto da una cosa, cioè la consapevolezza assoluta che non avrebbe più riabbracciato i suoi tre bambini. Quindi pensate che ha chiesto di parlare a gesti con un confessore, trovargli un confessore laggiù, immaginiamo la difficoltà, che parlasse italiano, e hanno trovato un gesuita che si chiamava di cognome Urbani, quindi un caso eclatante, non si erano mai visti prima, e l'ho intervistato e mi ha raccontato di questo primo e ultimo incontro tra loro, in cui l'unica parola che lui è riuscito a dire è stata i figli. Quindi anche l'ultimo pensiero. Ci saranno i suoi figli? Certo, ci saranno, ci sarà una bella sorpresa, perché il più grande, che aveva 14 anni, Tommaso, suonava sempre con il papà il saxofono. Urbani suonava strumenti, volava in deltaplano, correva in moto, cioè era un uomo tutto tondo, E suonavano insieme sempre la canzone My Way, cioè Ho vissuto a modo mio, di Frank Sinatra. Quindi con Antonella Ruggero i figli, con diversi strumenti, suoneranno e canteranno My Way in nome del papà. Grazie Lucia, grazie davvero voi per averci riraccontato e fatto avvicinare, grazie, a questa figura. Lo ricordiamo, si celebra il decennale della sua scomparsa domenica, ma tutto quello che volete sapere su quest'uomo, su tutta questa sua grande impresa e questo suo grande cuore, in Medico Senza Frontiere, appunto il libro scritto dalla collega Lucia Bellaspiga. Io ringrazio tutti quanti che hanno seguito questo pomeriggio che abbiamo trascorso insieme qui a TGCom 24. Finisce qui appunto lo spazio pomeridiano del TGCom. Tra pochissimo avremo le breaking news, poi ancora i nostri telegiornali, le rubriche, gli approfondimenti della sera. Noi ci vediamo domani.